Stadio News 24, in studio Giovanni Mazzola. Dopo il successo di mercoledì contro l'Atalanta, il Palermo tornerà oggi in campo allo stadio Renzo Barbera contro la Juventus, incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A Team. Calcio inizio alle ore 18, dirigerà la partita il signor Valeri. Roberto De Zerbi, tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della sfida odierna contro la Juventus. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Si affronta con lo spirito di sacrificarsi, sarà una partita chiaramente prettamente difensiva, con l'aiuto, sapendo che affrontiamo la più forte nettamente del campionato, da tutti i punti di vista, tecnico, di esperienza, fisico, però spero che dentro di noi abbiamo anche la voglia di non subire solo, di poter fare qualcosa che possa impensierire anche loro. Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico del Palermo, Roberto De Zerbi, per la sfida odierna contro la Juventus. Il tecnico rosanero dovrà fare a meno di Carlos Embalo, rimasto in box a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Primo punto di stagione per la primavera del Palermo di Giovanni Bosi. I rosanero hanno pareggiato per 1-1 allo stadio Pasqualino di Carini contro l'Atalanta. Al vantaggio del Palermo, grazie all'autorete di Malegati, hanno risposto i nerazzurri con un gol di Mallamo a metà del secondo tempo. Ho visto tante cose positive, le parole di Bosi nel dopogara. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.